Il Panopticon di Bentham è la figura architettonica di questa composizione. Il principio è noto: alla periferia una costruzione ad anello, al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna dell'anello. La costruzione periferica è divisa in celle che occupano ciascuna tutto lo spessore della costruzione. Esse hanno due finestre, una verso l'interno, corrispondente alla finestra della torre, l'altra verso l'esterno, permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte. Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale e in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno studente. Per effetto del controluce si possono cogliere dalla torre e si stagliano esattamente le piccole silhouette prigioniere nelle celle della periferia. Tante gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile. Il dispositivo panoptico predispone unità spaziali che permettono di vedere senza interruzione e di riconoscere immediatamente. Insomma, il principio della segreta viene rovesciato, o piuttosto delle sue tre funzioni: rinchiudere, privare della luce, nascondere. Non si mantiene che la prima e si sopprimono le altre due. La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante captano più di quanto facesse l'ombra, che alla fine proteggeva. La visibilità è una trappola.